Fratelli di musica, bentornati in questo 18° episodio di Vita da chitarrista. Oggi il 15 luglio è per voi che state guardando questo video. Per me che sto registrando, siamo agli ultimi giorni di giugno, attorno al 30. E vi ricordo, come al solito, il mi piace al video, l'iscrizione al canale, lo vedo che molti di voi non sono iscritti eppure guardano i miei video, e se avete voglia di lasciare un commento con i soliti hashtag che troverete nella descrizione o nel primo commento qui sotto questo video per poter interagire con me. Come dicevo inizio video, siamo al 15 luglio e nel video scorso vi avevo accennato, cioè vi avevo già parlato riguardo al mio saggio di chitarra di quest'anno del 1 giugno alle 21, in cui ho suonato il brano Blitzkrieg Bop dei Ramones come saggio di fine anno del corso di chitarra del Baravalle. Avevo già raccontato qualcosa nell'episodio precedente, chi non l'ha ancora visto andatelo a vedere, lo cercate nei miei video. E beh, è stata la mia terza esibizione in pubblico, insieme alle altre due dell'anno scorso, sempre tramite il Baravalle, in cui ho suonato Beat It e Holiday dei Green Day. Vi avevo accennato nel video scorso di quanto mi fosse piaciuto anche quest'anno suonare, cioè portare in pubblico Blitzkrieg Bop, però non ero entrato molto nei particolari. E dunque, c'era stato qualche giorno prima, circa la settimana prima, le prove generali, chiamiamole così, nella sala prove della mia scuola di musica. Era la cosa più simile possibile alla serata del saggio, cioè noi studenti ci alternavamo uno alla volta, avevamo circa 20 minuti di tempo a testa per suonare il nostro brano insieme al maestro e insieme a un batterista, vedere cosa c'era da migliorare e cercare di aggiustarlo in quella sede lì o a casa nei giorni dopo. Insomma, vedere a che punto eravamo. E poi ci sarebbe stato poi direttamente il saggio dopo. Quel mercoledì io ho suonato il mio brano, Blitzkrieg Bop, due volte. La prima non ero molto soddisfatto perché un paio di battute quasi subito me le sono mangiate, praticamente l'inizio della strofa. Cioè, una battuta, mi pare due battute, se mi ricordo bene, cosa mi era successo quel giorno lì, di La, perché la strofa è La, Re, Mi, in ottavi. E una o due battute di là me le sono proprio mangiate, cioè mentalmente le stavo suonando, però ero lì che mi guardavo un po' attorno e ho attaccato poi nel momento esatto in cui attaccava il giro vero e proprio della strofa, la, re, mi. E non ero molto contento di quell'errore, me ne sono accorto subito. Finita quella prima volta lì, l'ho segnalato al mio maestro, che me ne ero accorto anch'io. L'abbiamo fatto una seconda volta lì alle prove, è andata molto meglio. Cioè, qualcosina da limare qua e là, da aggiustare, ma niente di grave. Cioè, di grave, niente di... Io potevo tranquillamente portarla così al saggio, sarebbe già andata molto bene. Il fatto è che vuoi l'adrenalina, vuoi l'ansia da palcoscenico, non lo so, al saggio, la sera del saggio, allora, mentre stavo salendo gli scalini del palco ero parecchio in adrenalina, non avevo paura, ok, forse un filo di paura c'era, ma era adrenalina, volevo salire sul palco a suonare. Però come ho attaccato il cavo, mi sono girato verso il maestro a segnalare che io ero pronto a iniziare, in quel preciso istante lì l'adrenalina è diventata concentrazione. Cioè proprio, boom, di colpo, svanita di colpo, ed ero concentratissimo. Avevo un pezzo in testa che andava avanti. Dannato computer che continua a spegnere. E infatti,
durante il saggio l'ho suonata, vabbè, non era perfetta perché sicuramente qualche sbavatura ci sarà stata, quella sicuramente. Però non l'avevo mai fatta così bene, neanche qui nella mia cantina dove mi esercitavo in quei giorni. Mai fatta così bene io. Altri chitarristi molto più bravi di me sicuramente la sapranno fare ancora meglio, però cioè, almeno sono riuscito a farla dall'inizio alla fine senza impappinarmi, senza dover smettere di suonare, e se c'è stata qualche imprecisione sono riuscito a correggerla immediatamente, che neanche io me ne ero accorto di quelle imprecisioni, se ci sono state. Quindi mi sono divertito veramente da matti, cioè ragazzi, oggi ho un paio di domande per voi. Mi piacerebbe sapere, questa rivolta a tutti i tipi di musicisti, chiunque di voi segua il mio canale e stia imparando a suonare uno strumento o lo sappia già suonare, questa domanda è per voi. Quali sono i vostri musicisti di riferimento, quelli che vi ispirano di più, che vorreste sapere imitare tra virgolette chiaramente? Quindi appunto vale anche per i non chitarristi, cioè tipo un pianista, no? C'è qualche pianista che è vostra ispirazione, cioè il vostro obiettivo, diventare come quello lì, cioè imparare a suonare come lui, va bene per qualsiasi strumento. Io, per quel che riguarda me stesso, ho due punti di riferimento almeno, due chitarristi, scusate, di riferimento. James Hetfield, dei Metallica, il re del riff, e Dave Murray degli Iron Maiden per la sua esecuzione talmente precisa che è da sembrare quasi un alieno. E quindi sì, mi piacerebbe fra qualche anno sicuramente, adesso non lo sono, cioè sono ben lontano da raggiungere questo obiettivo, diventare un chitarrista ritmico capace di fare dei riff sullo stile di James Hetfield con la precisione assoluta di Dave Murray. Quindi un alieno, via. E voi, quali sono i vostri musicisti di riferimento, i vostri punti di riferimento? Inoltre, e questa domanda è specifica per i chitarristi soprattutto, chitarristi elettrici soprattutto. Avete un modello di chitarra preferito dei vostri sogni? Cioè, o tra quelle che avete già, che possedete già, che potete già suonare di vostre. Quelle, oppure anche che non ne avete mai avuta una, ma che sognate di potervela permettere un giorno. Questa domanda è molto importante, soprattutto per chi si vuole approcciare al mondo della chitarra da zero e ha bisogno di comprarsene una nuova. Perché io son diventato metallaro grazie agli Iron Maiden, come vi avevo già raccontato, e ho sempre avuto un debole per le Fender Stratocaster, come questa qui. Questa è una Fender Stratocaster messicana. La mia primissima chitarra è stata una Squire, quindi marchio molto economico della Fender, simile, cioè a una Stratocaster, una Squire Stratocaster, vabbè, con tre single coil, per il resto era una chitarra Stratocaster. Avevo preso quella perché ricordava le chitarre che adoro io, queste, degli Iron Maiden, ma allo stesso tempo rientrava all'interno del mio budget massimo, che era proprio una
le chitarre più economiche che potessi trovare. Quindi, e qui mi ricollego a un consiglio molto importante per chi, appunto, come ero io all'epoca, quasi 6 anni fa, vuole inserirsi, diciamo, nel mondo dei chitarristi partendo da zero e deve comprarsi una propria chitarra, chitarra elettrica soprattutto. Vedete qual è la vostra chitarra preferita? Cioè, come era nel mio caso, gli Iron Maiden, potevo prendere o una Strato, una Fender Stratocaster, o una Jackson. Sarebbe stato molto diverso se io avessi avuto un debole per gli Iron Maiden e mi fossi preso una Les Paul, per dire. Nessuno vieta di farlo, eh. Però il mio consiglio è: avete un budget massimo di spesa, cercate all'interno di quel budget lì la chitarra che più si avvicina a quella dei vostri sogni, quella che vi piace di più, sia come estetica che come suono, chiaramente. Deve anche essere comoda, deve piacere a voi. Perché se cercate di iniziare a suonare con una chitarra completamente diversa da quella dei vostri sogni, addirittura magari una chitarra, un modello di chitarra che a voi non è mai piaciuto, la trovate scomoda e tutto un po', giro di qualche mese l'appenderete al chiodo, rinuncerete a suonare e vi consiglio di evitarlo, se possibile, chiaramente. Per questo che ho chiesto a voi qual è il vostro modello di chitarra di riferimento, o meglio, quello dei vostri sogni. Quindi, vi ricordo i soliti hashtag che trovate o nella descrizione o nel primo commento, l'iscrizione al canale per chi non è ancora iscritto, i like al video e i commenti qua sotto con chi di voi volesse, chiaramente, i nomi dei vostri musicisti di riferimento, i vostri fari e, in questo caso soprattutto i chitarristi, la chitarra dei vostri sogni, quella che vorreste avere a casa, che vi piacerebbe suonare. Ci rivediamo tra circa 15 giorni, quindi attorno al 29 o 30 di luglio, se tutto va bene. Però naturalmente vi avviserò con un post su YouTube dovessero cambiare piani. Per ora riprende di 15 giorni in 15 giorni, sperando che tutto vada bene. Alla prossima, fratelli di musica. Ciao!